La Genesi è il primo libro della Bibbia, è il primo libro del Pentateuco, è l'opera che introduce tutta la Bibbia. Il suo titolo in greco, Genesis, dice che tratta della origine. È il racconto che introduce alla grande storia del popolo di Israele. Con l'Esodo inizia la vicenda fondamentale che fa nascere Israele come popolo. La Genesi è l'antefatto, è la storia dei padri e racconta l'intervento di Dio che prepara il momento decisivo della liberazione dall'Egitto e dell'alleanza con Israele. Il libro della Genesi, come per tutto il resto del Pentateuco, è nato attraverso una lunga storia di tradizione durata molti molti secoli. Ma ormai il testo definitivo è stato stabilito ed è importante dar peso all'ultimo autore, il redattore finale che ha raccolto tutte queste antiche tradizioni, ha dato forma omogenea a tutto il materiale. E allora anche se spesso gli studiosi che seguono il metodo storico critico vogliono scavare per ricostruire quello che c'era prima si ritiene più opportuno leggere attentamente il testo così come è stato raccontato nella sua fase ultima è importante riconoscere che il testo finito, quello che leggiamo noi nella Bibbia, è più importante di ogni ipotetica ricostruzione. Inoltre, non dobbiamo dare troppo peso alla ricostruzione storica di queste vicende, perché l'intento fondamentale è quello teologico. Questi racconti non sono stati fatti per istruirci sulla storia di antiche vicende, ma per formare il lettore. Nella tradizione ebraica, la Genesi e gli altri libri del Pentateuco si chiamano Torah. Questi racconti sono formativi servono per educare, per trasmettere una conoscenza di Dio. Quindi, il senso teologico è più importante del senso storico o della ricostruzione di fatti. Inoltre, come lettori che sanno interpretare il testo, riconosciamo che il significato simbolico, spirituale, è più importante di quello letterale. Non stiamo leggendo delle cronache di antichi fatti, ma stiamo ascoltando un insegnamento, una istruzione teologica per la nostra vita. Dunque la Genesi non è un libro di informazioni sui tempi antichi, ma è un libro che istruisce il fedele che aderisce al Signore Dio e gli mostra come Dio abbia lavorato nella storia dell'umanità. Il libro della Genesi è molto grande diviso in 50 capitoli, ma noi possiamo strutturarlo in tre grandi parti, seguendo tre generi letterari differenti. La prima parte comprende i capitoli 1-11, nettamente distinta da tutto il resto dell'opera. Perché in questi undici capitoli non si parla di Israele, dei padri di Israele, ma dell'umanità in genere. È un discorso universale. Il linguaggio adoperato in questi undi capi undici capitoli è per lo più mitico cioè viene adoperato il mito come avveniva nelle antiche culture il mito non è una cosa brutta negativa o antireligiosa non possiamo banalizzare dicendo che il mito è un'invenzione o una favola il mito è uno strumento religioso importantissimo che l'umanità antica ha adoperato per spiegare la propria visione del mondo. Il mito è un autentico strumento filosofico. È un modo per far capire come viene interpretato il mondo e il senso. Di tutta la vita. I primi undici capitoli della Genesi contengono delle eziologie metastoriche, parola difficile che oh. ho adoperato apposta per poterla introdurre nel nostro linguaggio. È una eziologia. È un vocabolo che adoperano anche i medici. Quando cioè, ricercano la causa di qualcosa, si chiama eziologia la ricerca della causa. Di fronte a certe realtà del mondo, della storia, delle relazioni umane, si va a. A ricercare la causa primaria, l'archè, il principio, l'elemento originario che ha determinato la situazione attuale. Questa eziologia è qualificata come metastorica. È un'espressione coniata da un grande teologo tedesco, Karl Rahner, per indicare qualche cosa che va al di là della storia. Non dentro la storia, ma oltre la storia. I primi undici capitoli della Genesi contengono dei racconti mitici per spiegare le cause al di là della storia che determinano la conseguenza, le conseguenze nella storia. Ci sono delle situazioni negative, c'è il male nel mondo, da dove viene il male? Perché le relazioni fra le persone non sono così limpide e corrette, ma spesso ci sono cattive relazioni che fanno soffrire? Perché la sofferenza, il dolore, la morte? Perché il peccato? Da dove vengono tutte queste cose? Gli antichi narratori di miti spiegavano l'origine di queste realtà attribuendo la colpa agli dèi. Il libro della Genesi racconta invece la causa di tutta questa situazione negativa attribuendone la responsabilità all'uomo. E così all'inizio si mostra la splendida creazione di Dio, dove si dice con insistenza Dio vide che era cosa buona. E alla fine, dopo aver creato l'uomo e la donna, Dio vide che era cosa molto buona, molto bella, tutto armonioso, perfetto perfettamente bello. Sì, ma noi questa armonia di perfetta bellezza non la vediamo più, ci accorgiamo che ci sono delle cose che non vanno. Ecco la seconda pagina, che aggiunge la responsabilità dell'uomo. Al dono grandioso di Dio, l'uomo ha risposto con un atteggiamento di disobbedienza, di ribellione, un atto di superbia che lo ha messo contro Dio, nella pretesa di essere autonomo e autosufficiente. Nella sfiducia a Dio, l'uomo ha rovinato l'armonia, ha rotto le relazioni. Fra l'umanità e Dio, fra le persone stesse, e ha rotto le relazioni fra l'uomo e le realtà create. E questa situazione è quella che noi sperimentiamo. I primi undici capitoli della Genesi narrano la creazione del mondo e dell'uomo, la ribellione originaria dell'uomo e della donna, che con un atto di superbia perdono l'amicizia con Dio e vengono allontanati dal giardino e questa umanità comincia a produrre male. I primi due fratelli si odiano e uno ammazza l'altro e le cose peggiorano fino al punto che si arriva alla distruzione totale. Sembra un fallimento completo del creato. Il diluvio è il ritorno nel caos. Ma in questo evento mitico del diluvio, Dio offre la sua grazia a un uomo grazie al quale tutto il mondo si salva e ha una nuova possibilità di vita. Con Noè Dio fa alleanza, ma le cose non sono cambiate perché i figli di Noè producono di nuovo del male, un figlio disprezza il padre e i discendenti sono orgogliosi. Cercano di mettere in piedi una dittatura tirannica con la torre che arriva fino al cielo. I primi undici capitoli della Genesi contengono una eziologia metastorica con linguaggio mitico. Non dite che il mito non è vero. Il mito non è storico. Ma vero? Comunica una verità. E questi racconti biblici contengono una verità di Dio in linguaggio mitico. Che differenza c'è fra un testo mitico e un testo storico? Un fatto storico è capitato una volta e una volta sola. Il fatto storico è irripetibile. Invece il fatto mitico capita sempre. Bisogna fare attenzione perché c'è la tendenza a dire che se il racconto è mitico il fatto non è capitato. Dire che non è capitato una volta sola significa dire che capita sempre. Capita a tutti, capita dovunque. Quindi è una cosa molto, ma molto, ma molto più vera e importante di un episodio storico, che è capitato solo una volta ed è un particolare. Questi racconti invece vogliono offrire una interpretazione sapiente di tutta la storia, di me e di voi, qui e adesso anche se narrano di fatti capitati tanti e tanti secoli fa. Prima parte del libro della Genesi, capitoli 1-11. Seconda parte, capitoli 12-36, contengono le storie dei padri, le vicende dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. Questi testi appartengono ad un altro genere letterario. Non sono più testi mitici, sono leggende familiari. Anche qui non ci troviamo di fronte a racconti storici. Sono Episodi che si perdono nella notte dei tempi e sono stati raccontati molti molti secoli dopo i fatti accaduti e sono stati raccontati in modo leggendario con arricchimenti, con intenti teologici, sono storie familiari. Sono racconti popolari, sono insegnamenti religiosi. Chi racconta le vicende di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non lo fa per scrivere un libro di storia come raccontare la vita di Giulio Cesare, ma racconta in modo da. Istruire il fedele sullo stile di Dio e sullo stile corretto e scorretto che gli uomini possono tenere nei confronti di Dio. Non tutto quello che fanno i patriarchi è buono. Non dobbiamo partire dall'idea che la Bibbia sia una antologia di begli esempi. Qualcuno ha questa strana idea, come se fosse una vita di santi. Si legge la Bibbia per avere dei quadretti positivi, e tutto quello che si trova lì scritto è un esempio morale da imitare. Se si legge la Bibbia così, vengono fuori dei disastri. La colpa non è della Bibbia, è del lettore che è sciocco. Questi racconti non intendono presentare dei quadretti morali positivi da imitare, ma raccontano teologicamente delle storie che insegnano il bene e il male, l'atteggiamento positivo e l'atteggiamento negativo. Abramo l'uomo della fede. In quanto si fida di Dio, Abramo è un modello. Ma non in tutto Abramo si fida. Ci sono degli episodi in cui cerca di aggiustarsela, cerca di trovare lui delle soluzioni umane, di risolvere il suo problema, avere un figlio. E quegli episodi sono fallimentari. Sbaglia strada anche Abramo, quando tenta di risolvere i problemi con la sua testa. Quando si fida di Dio, invece, si accorge che la promessa si mantiene. Dio si è impegnato e conserva la parola. Al vecchio padre nasce il figlio finalmente, e la sua bocca si aprì al sorriso, e chiamò quel bambino sorriso, Isacco. E la vicenda del sacrificio di Abramo è un altro grande quadro di insegnamento sulla fede, mostra come il padre abbia il coraggio di andare contro se stesso per essere fedele ma il racconto serve proprio per dire sacrifici umani non se ne devono fare non è quello che Dio vuole a Isacco nascono due figli Esaù e Giacobbe sono i nomi di due popoli Giacobbe è Israele, Esaù è Edom. Sono due popoli fratelli che litigano fra di loro. Hanno mentalità diverse e hanno sempre litigato fra di loro. Le vicende dei popoli che occupavano la terra di Canaan sono riprodotte in queste antiche saghe familiari dei padri. E così Giacobbe ha dodici figli, i capostipiti delle dodici tribù. Sono i nomi dei vari gruppi che formavano Israele. Di Giacobbe si dice che aveva due mogli, Lia e Rachele, e ognuna Aveva una serva e da tutte e quattro queste donne Giacobbe ha avuto dei figli. Volete ricavarne un insegnamento molare? Volete imparare come si fa? Non è questo l'intento del racconto. Lia vuol dire mucca, Rachele vuol dire pecora. Le tribù si dividono in figli di Lia e figli di Rachele. I figli della mucca sono allevatori di bovini, i figli della pecora sono allevatori di ovini. Hanno mentalità e atteggiamenti diversi. Non solo, ma ci sono i figli della padrona e i figli della serva. Ci sono le tribù di prima categoria e quella di seconda quelle che comandano e quelle che servono, quelle che prendono una percentuale più alta e quelle che si accontentano dei resti. Ci sono storie antichissime che vengono riprodotte in queste leggende familiari e il narratore finale vi ha dato una bellissima omogeneità teologica, racconta il tutto per insegnare lo stile di Dio. La terza parte del libro della Genesi è la novella sapienziale di Giuseppe, dal capitolo 37 al 50. È la storia di una persona e della sua famiglia. È un uomo che realizza la propria vita, è un sapiente che nonostante le disgrazie riesce a risollevarsi e a salvare la famiglia. È la storia di una famiglia divisa, di fratelli che litigano fra di loro, di figli che ce l'hanno col padre e alla fine la storia mostra una trasformazione di quella famiglia. È la storia che spiega come Dio guidi la storia. Attraverso anche azioni cattive Dio costruisce una storia di salvezza. I fratelli odiano Giuseppe, lo vendono schiavo in Egitto, se lo tolgono dai piedi. Giuseppe venduto in Egitto fa carriera, diventa ministro dell'agricoltura e ha grano da vendere ai fratelli che muoiono di fame. Li educa, li forma, ma li salva. E alla fine potrà dire, Dio mi ha mandato davanti a voi per salvarvi la vita. E così la vicenda dei padri arriva in Egitto. Israele scese in Egitto con tutti i figli e vi si stabilì. Il libro della Genesi racconta l'antefatto dell'Esodo. Girando la pagina... Finita la Genesi, comincia il secondo libro, ambientato in Egitto. È il pezzo forte del Pentateuco.